Sì, dalle giornate di luglio all'insurrezione ovviamente è un periodo storico formalmente breve perché di pochi mesi, però in realtà assolutamente denso. Io prima di passare a una possibilmente breve ricostruzione un po' degli avvenimenti di questi mesi, vorrei già intanto enunciare una tesi fondamentale perché come credo un po' tutti noi abbiamo avuto modo di constatare nelle discussioni o anche nelle ricostruzioni giornalistiche che cominciano un po' a circolare in questi giorni e in queste settimane con l'occasione del centenario della rivoluzione. La rivoluzione d'ottobre viene descritta in modo drasticamente diverso da quella di febbraio. Cioè anche gli storiografi meno disponibili ad una ricostruzione obiettiva dei fatti non possono però sottacere il carattere largamente spontaneo della rivoluzione di febbraio. Però quasi tutti oramai si affannano a descrivere la rivoluzione d'ottobre come il colpo di Stato di un piccolo gruppo di bolscevichi assolutamente a freddo rispetto alla realtà. Ora, noi ovviamente che siamo ammiratori di quella vicenda storica, rifiutiamo questa seconda ricostruzione, però occorre dire che c'è un fondo di verità in tutto questo. Cioè, tra la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre, che ovviamente noi poi valutiamo come un fatto storico unico, e cioè la rivoluzione russa, in realtà ci sono delle grandi differenze nei fatti. La rivoluzione di febbraio è effettivamente, mi pare che sia stato detto anche nelle precedenti puntate di questo seminario che state facendo qua a Torino, la rivoluzione di febbraio è una rivoluzione largamente spontanea, addirittura non prevista dai principali dirigenti politici della sinistra russa, alcuni in esilio, alcuni sul campo, però diciamo presi alla sprovvista tutti. La rivoluzione d'ottobre è la rivoluzione nella quale c'è un ruolo determinante e assolutamente essenziale di un soggetto politico, cosa che non c'era stata assolutamente nella rivoluzione di febbraio, perché la rivoluzione di febbraio prende alla sprovvista i bolscevichi radicali, i bolscevichi moderati, i menscevichi. Nelle loro varie componenti, i socialisti rivoluzionari e prende alla sprovvista anche la stessa borghesia e lo stesso zarismo. In realtà è una rivoluzione che matura nel corpo sociale della Russia per le contraddizioni che la composizione sociale della Russia, il suo sistema politico e la vicenda della guerra mondiale accumulano in pochi anni, in pochi mesi e fanno esplodere quella miscela. In realtà la rivoluzione d'ottobre è un atto politico predisposto e progettato politicamente da un soggetto politico, naturalmente collegandosi a una grande spinta di massa che, senza la quale non sarebbe stato possibile. Però noi dobbiamo anche valutare, proprio perché dobbiamo vedere le differenze tra questi due momenti determinanti della storia russa e del XX secolo, cioè le due rivoluzioni russe, quella di febbraio e quella d'ottobre, dobbiamo valutare appunto che la seconda è un atto politico in cui un soggetto, cioè il partito bolscevico, e direi di più degli individui, giocano, cioè in primo luogo Lenin, e anche altri individui, ovviamente Trotsky, ma ovviamente anche altri, giocano un ruolo assolutamente determinante. Senza questa
azione politica di questi soggetti politici e individuali, senza questa azione politica non ci sarebbe stata la rivoluzione d'ottobre. Quindi dobbiamo assolutamente valutare questa differenza di prospettiva tra le due rivoluzioni che caratterizzano il 1917 russo. E dobbiamo affermare con forza che l'ottobre, senza l'intervento del soggetto politico partito bolscevico e senza l'azione determinante di alcuni individui, di alcuni dirigenti di quel partito, quella rivoluzione non avrebbe avuto luogo. Questo lo dico perché noi non dobbiamo avere, come dire, un atteggiamento difensivo nei confronti delle calunnie sul colpo di Stato. Peraltro, diciamo, perfino Lenin e Trotsky usarono il termine colpo, quindi non perché effettivamente si trattava di utilizzare politicamente un momento politico che era dato dalla situazione più complessiva. E adesso cercherò rapidamente, ma ovviamente trattandosi di eventi che si sono svolti in un periodo di alcuni mesi e di un'intensità di eventi importanti, diciamo, cercherò di essere il più rapido possibile, ma con diciamo già qualche problema ad esserlo del tutto. Ora, dopo la rivoluzione di febbraio, in realtà si assiste a un periodo un po' quello che c'è anche nelle vicende elettorali dei paesi anche moderni, e noi si dice la luna di miele, cioè in realtà nelle prime settimane, nei primi due mesi dopo la rivoluzione di febbraio, ci fu, con un governo largamente reazionario, perché il governo del principe Lvov era un governo, già lo dice il titolo nobiliare del presidente del Consiglio, gli orientamenti politici della gran parte dei ministri che erano del partito cadetto, cioè di un partito che potrebbe essere simile, diciamo, un po' a Forza Italia, ecco, se vogliamo fare un parallelo ovviamente molto, molto arbitrario, ma un partito largamente padronale. Ebbene, c'era una situazione nella quale le masse si godevano questo momento di liberazione che si erano conquistate con la durissima mobilitazione del febbraio e che però aveva prodotto i suoi frutti, perché c'era stata un miglioramento delle condizioni, in particolar modo nelle grandi città, nelle fabbriche, nei posti di lavoro, assolutamente nuovo, del tutto ignoto a un popolo che era stato oppresso per secoli in una servitù, diciamo, semi-feudale, per non dire feudale. Ad aprile invece cominciano a verificarsi momenti di tensione, perché ad aprile assistiamo alle prime manifestazioni di massa contro il governo che era il governo posto al potere dalla rivoluzione di febbraio, quindi diciamo non era più lo zar, ma era un governo che veniva giustamente ritenuto come un governo che doveva rispondere a chi li aveva messi al potere, cioè alle masse popolari di Pietrogrado in primo luogo e più in generale dell'intera Russia. Ci sono addirittura scontri tra i sostenitori scontri di piazza tra i sostenitori del governo e le manifestazioni critiche. E in quel momento ne avete parlato con la relazione che ne ha fatto Diego la volta scorsa, che io ho potuto vedere appunto nella registrazione. In quel momento rientrano i principali dirigenti politici che erano in esilio, tra i quali ovviamente in primo luogo rientra Vladimir Lenin. E Lenin, rientrando proprio ad aprile, ovviamente pubblica le tesi di aprile, cioè comincia a indurre nel partito bolscevico quella svolta determinante che
porterà il partito bolscevico ad essere quel soggetto che poi farà la rivoluzione di ottobre. Le tesi di aprile ci fanno fare una ulteriore riflessione, perché le tesi di aprile vennero pubblicate nel più grande sconcerto del partito bolscevico. Pensate che la Pravda, che era il giornale che il partito bolscevico adottò al momento in cui ci fu la liberalizzazione della libertà di stampa, diciamo, conquistata dalla rivoluzione di febbraio, la Pravda diretta in quel periodo non più da Molotov ma da Kamenev, la Pravda pubblica le tesi di aprile ma con una introduzione critica di Kamenev. Cioè Kamenev presenta, dice, è rientrato il compagno Lenin, il nostro grande dirigente, quello che ha diretto la rottura tra bolscevichi e menscevichi 15 anni prima, ci dà questo scritto, noi in realtà non lo condividiamo. Questo è il succo della presentazione che Kamenev mette nella Pravda pubblicando le tesi di aprile. Questo ci dà non solo uno spessore della difficoltà che Lenin incontra nel far maturare il partito sulle sue nuove posizioni, ma ci fa capire anche come quel partito fosse un partito, certamente per volere dello stesso Lenin, diciamo improntato al cosiddetto centralismo democratico, ma in realtà un partito nel quale la discussione era largamente legittima e legittimata, tant'è vero che perfino il principale dirigente veniva, diciamo, criticato pubblicamente sul principale organo di stampa del principale diciamo dirigente di quel giornale. Quindi una realtà anche un po' diversa da quella che è la, diciamo, la vulgata con la quale viene descritto il partito bolscevico, cioè una sorta di partito fossilizzato nel quale l'autoritarismo di Lenin diciamo dettava legge e tutti gli altri si allineavano. Esattamente il contrario, ve lo dirò più tardi. Lenin a un certo punto minaccia di dimettersi dal comitato centrale perché non lo stanno a sentire, quindi lo scrive su e manda una lettera al giornale scrivendo questo, quindi non, diciamo, in realtà episodi di frizione pubblica tra il massimo dirigente, riconosciuto da tutti come massimo dirigente, non era questo in discussione, ma sulla linea politica. Che cosa dicevano le idee di Lenin esposte nelle tesi d'aprile? Sostanzialmente dicevano che la borghesia nazionale russa, come in generale le borghesie nazionali dei paesi di nuova industrializzazione, non aveva la capacità di sviluppare rivoluzione, di svolgere un ruolo rivoluzionario come la borghesia aveva svolto in altre epoche storiche, in altri paesi, ovviamente pensando in primo luogo alla rivoluzione francese, e che solo la parola d'ordine, la concretizzazione della parola d'ordine di tutto il potere ai soviet poteva salvare le conquiste della rivoluzione di febbraio e imporre la fine della guerra. Queste, diciamo, detto in termini ovviamente piuttosto sintetici, perché il testo era ovviamente molto più complesso, però questa era la tesi fondamentale, quindi una critica secca e netta della linea seguita dal partito bolscevico e a maggior ragione da tutti gli altri partiti di sinistra della Russia di appoggio al governo provvisorio, cioè al governo del principe Lvov, che poi sempre ad aprile diventa un governo di coalizione presieduto sempre dal principe Lvov, ma diciamo che manda via la parte più reazionaria del partito cadetto, rimangono alcuni ministri cadetti, ma diciamo la parte più reazionaria viene costretta alle dimissioni sulla base della spinta delle mobilitazioni di cui ho detto prima, e vengono assunti invece al governo ministri provenienti dai partiti di sinistra moderata, li chiameremmo oggi, e cioè i menscevichi,
e i socialisti rivoluzionari. I bolscevichi unitariamente decidono di non partecipare a questo governo, però decidono di appoggiarlo dall'esterno, diciamo così. Lenin critica nettamente questo appoggio esterno, dice che secondo lui occorre invece sviluppare una lotta di opposizione contro quel governo per delegittimarlo e andare verso la conquista del potere da parte dei soviet, con la parola d'ordine appunto di tutto il potere ai soviet. Questa questione è quella che presiederà i mesi successivi, fino all'epilogo, che sarà appunto quello che darà il potere ai soviet il 25 di ottobre. Ora, che cosa avviene? Le giornate di luglio, perché sono ovviamente il passaggio fondamentale. Nel luglio e poi nell'agosto-settembre, in realtà, di fronte ad alcune provocazioni, ma anche a una crescita di appoggio di massa alla parola d'ordine di tutto il potere ai soviet, che ovviamente veniva poi riempito anche di parole d'ordine sociali, la terra ai contadini, la fine della guerra, la giornata di 8 ore, il controllo operaio sulla produzione, quindi non era solo una parola d'ordine politica su chi dovesse governare, se il governo o i soviet, ma per che cosa e per fare che cosa. La crescita dell'appoggio a queste parole d'ordine suscita una mobilitazione crescente, che per certi versi il partito bolscevico non riesce a controllare. Cioè ci sono sempre più forti mobilitazioni che chiedono le dimissioni del governo e che vogliono il passaggio del potere ai soviet. A volte manifestazioni animate da militanti bolscevichi di base, ma in qualche modo non condivise dalla direzione del partito bolscevico. E guardate con perplessità dallo stesso Lenin, che capisce che ancora la situazione non è matura. Ebbene, però, il partito bolscevico, di fronte a manifestazioni di questo genere, che assumono un carattere semi-insurrezionale, non può stare a dire no, mi dispiace, sono manifestazioni che io ritengo immature e quindi andate, io mantengo una posizione, neutrale. Il partito bolscevico è costretto ad impegnarsi comunque in queste manifestazioni, perché sono manifestazioni che mettono in moto la propria base sociale e la propria base perfino politica, e mettono in moto le crescenti migliaia di aderenti al partito, alla base al partito bolscevico. Ebbene, questa cosa legittima una campagna di stampa e di opinione fortissima da parte della destra, ma anche avallata anche dai partiti della sinistra moderata, di denuncia del partito bolscevico che vuole fare un colpo di Stato, vuole andare a una prova di forza. Molto simili a quelle che possiamo aver visto qui in Occidente o comunque in questi anni, no? Cioè le campagne di stampa che si costruiscono sulla base di elementi parzialmente veri, parzialmente falsi, costruiscono una campagna di opinione per cercare di spostare l'asse politico e gli assi di potere. Questo comporta grandi difficoltà al partito bolscevico, perché è costretto a mettere in clandestinità alcuni suoi dirigenti, in primo luogo lo stesso Lenin e Zinoviev, o altri vengono messi in galera, perché il governo di Kerensky, che nel frattempo è diventato presidente del Consiglio, un socialista ultramoderato, diremmo un laburista con termini un po' più moderni, il governo decreta l'arresto dei principali dirigenti bolscevichi, che sono arrestati in quel periodo. Però, come sempre, quando
c'è una polarizzazione politica tra una spinta di massa, una sinistra radicale e dall'altro lo Stato, seppure per di più uno Stato sconvolto dal crollo dello zarismo e dall'avvento di una repubblica un po' ancora claudicante, diciamo, che si scontrano, arriva un terzo incomodo, e cioè arriva la destra reazionaria, cioè arriva un tentativo di forzare ancora di più in una direzione veramente restauratrice, cioè di consolidare quella situazione di equilibrio che si era creata dopo la rivoluzione di febbraio, ma di tornare ai vecchi equilibri. Per di più, non dobbiamo dimenticare che noi guardiamo molto spesso alle vicende della rivoluzione russa, guardando soprattutto a Pietrogrado e più in generale alle grandi città della Russia, ma in realtà in quei mesi, a luglio in primo luogo, durante l'estate è importante in Russia perché c'è il disgelo, quindi la gente si muove più facilmente, cioè, durante l'estate avviene nelle campagne russe quella che può essere descritta come la più grande jacquerie contadina della storia, con decine di migliaia di case padronali bruciate, con centinaia di signori delle terre sgozzati o comunque trucidati in vario modo dai contadini che si ribellano, trovano il coraggio che non avevano trovato nei secoli precedenti, trovano il coraggio di dire la loro, e la dicono in modo con la immediatezza degli atti che possono mettere in atto, appunto. Quindi avviene, ripeto, quella che può essere descritta come la più grande rivolta contadina di tutta la storia umana, con una ripercussione devastante sull'esercito russo. L'esercito russo, l'avete detto nelle altre puntate, l'esercito russo era già stato sconvolto dalla rivoluzione di febbraio, ma questa rivolta contadina scuote l'esercito russo dalle fondamenta per un fatto proprio materiale, perché i contadini, ma nella migliore delle ipotesi per loro, mandano via i signori oppure li fanno fuori tout court e si dividono le terre, ma molti contadini non erano lì, stavano al fronte e riescono a sapere dalle lettere dei loro parenti: guarda che qui stanno distribuendo le terre, e quelli dicono: ma come, io sto qua al fronte, si distribuiscono le terre e io non ci sono. E quelli dicono all'ufficiale, cioè gli fanno fare all'ufficiale a volte la fine che a casa avevano fatto fare al signore della terra, e se ne vanno per tornare non tanto per motivi politici, ma per motivi molto materiali, perché vogliono il loro pezzetto nella ridistribuzione delle terre, e giustamente dicono: ne ho perlomeno il pari diritto come gli altri che stavano a casa, che per vari motivi non sono stati mobilitati durante la guerra, oppure avevano già fatto il servizio militare, per motivi di età erano già di nuovo a casa. Quindi questo scuote, sconvolge la società complessivamente. Però è ovvio che se sconvolgi la società in questo modo c'è una controreazione della parte più di destra reazionaria della società, che si mette in moto per rimettere le cose come dovrebbero andare secondo i loro signori. E qui è in primo luogo il generale Kornilov, ma anche altri soggetti che assumono questo ruolo. Kornilov era appena stato nominato capo di Stato Maggiore, diremmo oggi, cioè generalissimo dell'esercito russo, appena assunto il potere da parte del governo provvisorio che l'aveva nominato, fa una serie di decreti e invia verso la capitale Pietrogrado, invia una colonna di circa 10.000 tra cosacchi e cavalleria di altro genere, perché dice che a Pietrogrado era in corso un colpo di Stato dei bolscevichi. In realtà
il colpo di Stato non c'era mai stato, e dice addirittura che Kerensky era stato preso prigioniero dai bolscevichi e che era, diciamo, i suoi decreti erano stati scritti sotto dettatura dei bolscevichi. Ora quindi capite che quello che era prima un dramma che si svolgeva tra due soggetti, diciamo così, le masse, la sinistra da un lato, diciamo la parte moderata borghese del paese dall'altro, diventa ad essere una partita a tre, con la borghesia, diciamo tra virgolette liberale, se vogliamo usare un termine più recente, e presa in mezzo tra la spinta delle masse da un lato e la reazione dell'estrema destra dall'altro. Questa situazione fa sì che si cambi complessivamente il quadro della situazione, perché la sinistra, che era stata messa in difficoltà dalla campagna di stampa della destra e della borghesia contro i bolscevichi, contro le masse che volevano fare il colpo di Stato, in realtà la sinistra riesce ad essere protagonista della sconfitta del tentativo di vero colpo di Stato da destra del generale Kornilov, attraverso la mobilitazione delle guardie rosse, delle truppe diciamo di stanza a Pietrogrado e nelle altre grandi città, influenzate dalle idee rivoluzionarie, e dei lavoratori armati. In realtà la sinistra si mobilita e la grande offensiva di Kornilov si scioglie come neve al sole. Le colonne cosacche in parte disertano, in parte passano dalla parte dei rivoluzionari e dei lavoratori, in parte si ritirano e tornano indietro. Quindi diciamo, in realtà il tentativo di colpo di Stato di Kornilov si esaurisce in un nulla di fatto e si ribalta contro gli stessi, la stessa destra. Kornilov viene arrestato con il consenso dello stesso Kerensky, perché ovviamente cercava di far le scarpe anche a Kerensky, viene internato insieme agli altri generali golpisti, che li chiameremmo oggi, ma succede che il governo è totalmente esautorato, perché in realtà il governo provvisorio viene salvato dal colpo dell'estrema destra, ma viene salvato grazie alla mobilitazione dell'estrema sinistra, delle masse, dei lavoratori armati, delle guardie rosse, dei soldati rivoluzionari, eccetera. E quindi, diciamo, il governo si trova messo alle strette da una nuova offensiva delle masse, dei lavoratori e dell'estrema sinistra, una nuova offensiva che, siamo già a settembre, che fa crescere in modo veramente rapidissimo il consenso politico all'estrema sinistra, e in particolar modo al partito bolscevico. Nel primo congresso panrusso, cioè sarebbe nazionale, dei soviet, che si è svolto tra la fine di maggio e inizio giugno, i bolscevichi avevano 105 delegati contro 285 dei socialisti rivoluzionari e 248 dei menscevichi. Nel secondo congresso, che sarà quello poi dell'insurrezione, ma che si svolge, questo si è svolto all'inizio di giugno, quell'altro si svolge alla fine di ottobre, quindi si tratta di 4 mesi di distanza, quindi un momento, sui 670 delegati che convengono a Pietrogrado del secondo congresso panrusso, che si apre appunto il 25 di ottobre, 300, quindi quasi la metà, erano bolscevichi, 193 socialisti rivoluzionari, di cui più della metà appartenenti alla sinistra socialista rivoluzionaria, che poi sarà alleata dei bolscevichi nella rivoluzione di ottobre, solo 68 menscevichi, 14 menscevichi internazionalisti, che erano la sinistra dei menscevichi, e il restante, diciamo, un po' del... pensate che il primo congresso decretò, si concluse con una mozione, insomma una risoluzione di appoggio al governo provvisorio. Il secondo congresso
non dico solo a cose fatte, cioè quando già diciamo, i bolscevichi e le masse avevano conquistato il palazzo d'inverno, come si dice in gergo, il 25 di ottobre, ma prima a cose ancora non fatte, nel modulo che è stato riempito dai delegati all'arrivo al secondo congresso panrusso dei Soviet, nella giornata precedente, dei 670 delegati arrivati, di cui solo 300 bolscevichi, cioè solo, erano tanti, ma ben 505 dicono di aver avuto il mandato imperativo, perché per i delegati ai Soviet il mandato non è come i deputati diciamo italiani, che hanno il mandato non imperativo, hanno il mandato imperativo, cioè devono attenersi a quanto gli è stato dato come mandato da chi li ha delegati. Ben 505 avevano il mandato di appoggiare solo una risoluzione conclusiva che contenesse la parola d'ordine di tutto il potere ai Soviet. Questo ci dà il senso di quanto era cresciuta in quei mesi, in pochi mesi, in poche settimane, quanto fosse cresciuta la spinta per una trasformazione radicale di una situazione che ormai era divenuta insostenibile nello scontro tra questi tre soggetti, diciamo, politici, cioè la sinistra e le masse, la borghesia e la destra reazionaria, che ovviamente era anch'essa borghese, in parte monarchica, ma comunque diciamo differente dalla borghesia che aveva in qualche modo flirtato con la rivoluzione di febbraio. Ora, e quindi a questo punto, quella che era stata una perplessità di Lenin sulla maturità a luglio della forzatura per arrivare veramente al tutto il potere ai Soviet, nel settembre diventa una certezza per Lenin che questa maturità si era raggiunta, e cioè che anzi bisognava accelerare il passaggio dalle parole ai fatti. Lenin in questo periodo è costretto praticamente ininterrottamente alla clandestinità, prima per la offensiva di Kerensky, poi per la situazione di Kornilov. In realtà Lenin è in clandestinità praticamente fino al 23 di ottobre, cioè riesce a rientrare in gioco esclusivamente alla vigilia della presa del potere. Riesce, nonostante che il Comitato Centrale gli dica tu devi rimanere nascosto, lui comunque si presenta all'Istituto Smolny, dove c'era la direzione del partito bolscevico, e si presenta cominciando a svolgere concretamente il suo ruolo. Ma precedentemente comunque ha un ruolo assolutamente determinante. Pensate che in due mesi, cioè tra la fine di agosto e il 25 di ottobre, scrive ben 127 tra articoli e libri, 127 tra documenti, articoli e libri, cioè una media di un 2 o 3 al giorno, di cui alcuni di grande spessore programmatico, perché tra questi c'è Stato e rivoluzione e La catastrofe imminente, che sono due libri che sono tutto un programma, potremmo dire, nel senso che sono il programma dei rivoluzionari. Stato e rivoluzione descrive la forma, diciamo, che deve avere il nuovo Stato, la forma democratica e di classe che deve avere il nuovo Stato. La catastrofe imminente descrive le misure sociali che occorre prendere perché quel nuovo Stato abbia, diciamo, la base sociale che gli serve. Quindi non si parla di, come dire, solo di articoli di polemica spicciola. Quindi fa un grandissimo lavoro di pressione sul partito, perché sa che il partito per tanti motivi è un po' frenato, per motivi di immaturità politica, per motivi di conservatorismo, ma anche per motivi comprensibili, perché ovviamente
in uno scontro politico di quel genere, tra un governo provvisorio che a quel punto non era più il governo del principe Lvov, era il governo di Kerensky, ma soprattutto era il governo dei menscevichi e dei socialisti rivoluzionari, cioè il governo di chi in qualche modo aveva diciamo radici sociali molto contigue a quelle dei bolscevichi, quindi non si poteva scherzare troppo, non è che gli si poteva solo mandare a quel paese per essere spiccio. Quindi c'è un problema, perché tutti hanno voglio, cioè il partito nel partito bolscevico cresce la maggioranza di chi condivide le tesi di Lenin e di chi condivide la parola d'ordine di tutto il potere soviet, la necessità di passare dalle parole ai fatti. Però c'è la paura di essere in qualche modo additati come quelli che fanno forzature non spiegabili, non giustificate. Cioè in realtà c'è una grande attenzione a voler presentare l'iniziativa della presa del potere come un'azione difensiva, cioè come un'azione che serve a difendere la rivoluzione, non a cosa che la legittimerebbe anche ai settori che ancora non condividono le idee più avanzate. È evidente, no? Tutti quanti noi, sempre in politica, si cerca di presentare la propria azione come un'azione di difesa, anche se siamo invece vorremmo essere all'offensiva. Al contempo anche però il governo provvisorio non può passare dalla parola ai fatti, e cioè passare dalla semplice denuncia delle operazioni dei bolscevichi all'azione repressiva, perché anche lì deve quindi c'è una sorta di melina che dura alcune settimane, una sorta di melina in cui nessuno, è un po' come nelle partite di calcio, no? Nessuno fa un affondo perché teme il contropiede, ecco, potremmo dirla così, perché hanno paura che andando avanti in realtà poi facilitano l'operazione dell'avversario. Quindi c'è una situazione di melina. A un certo punto Lenin dice però basta con questa storia e bisogna passare, e dice bisogna farlo il 25, perché il 25 si apre il secondo congresso panrusso dei soviet e noi dobbiamo presentarci a quel congresso in modo che quel congresso, se è d'accordo, sancisca l'inizio del potere dei soviet. E questo è quello che in realtà avverrà, nonostante la grande avversione di una parte del partito, nonostante le perplessità di tanti altri. Kamenev e in parte Zinoviev saranno contrari fino all'ultimo, lo diranno pubblicamente. Lenin li criticherà, lo diranno pubblicamente sui giornali. Lenin li criticherà pubblicamente sui giornali, criticherà il partito nel suo complesso sui giornali. Per farla breve, non vi cito gli articoli, ma sono, non gli articoli sono lunghi, ma intendo dire qualche passaggio di quegli articoli, ma sono estremamente crudi e brutali, se le dicono di tutti i colori, non è che se le mandano a dire come si suol dire. Poi alla fine il partito si allinea con la proposta di Lenin. Viene costituito dal soviet di Pietrogrado un comitato militare rivoluzionario che sarà presieduto da un socialista rivoluzionario di sinistra, ma in realtà che sarà diretto in realtà da tre dirigenti bolscevichi, e cioè Trotsky, Sverdlov e Antonov Ovseyenko, che sarà il cervello dell'insurrezione, che guideranno le operazioni dell'insurrezione, che si svolgeranno nella serata nottata del 24, la notte tra il 24 e il 25, e la sera del 25 verrà occupato il Palazzo d'Inverno, cioè quella che era una delle regge dello zar, che era stata adibita a sede
del governo provvisorio già dalla rivoluzione di febbraio. In questo senso i ministri del governo provvisorio, non Kerensky che viene arrestato successivamente perché non era lì, era andato a cercare di trovare delle truppe che lo aiutassero nella difesa del governo provvisorio, senza trovarle peraltro, i ministri vengono arrestati e l'indomani il congresso dei soviet, il congresso panrusso dei soviet, appunto i 670 delegati di cui dicevo prima, approveranno quasi all'unanimità, perché la minoranza menscevica e socialista rivoluzionaria in larga parte uscirà dalla sala, però si tratterà di una cinquantina di delegati, quindi in realtà la maggior parte dei delegati dei socialisti rivoluzionari, ma anche dei menscevichi internazionalisti restano, ma anche una parte dei socialisti rivoluzionari, pur non di sinistra, e dei menscevichi resterà e approveranno quasi all'unanimità la risoluzione che dà tutto il potere ai soviet. Occorre dire che il disfacimento dell'esercito era tale che, pensate che a Pietrogrado c'erano distanza al momento della rivoluzione d'ottobre oltre 200.000 militari, soldati, tra soldati e marinai. Il governo provvisorio riesce a rimediare per difendere il palazzo d'inverno e le altre, diciamo, sedi istituzionali importanti, tra cui lo Stato Maggiore dell'Esercito, riesce a mettere insieme qualche centinaio di soldati, dei 200.000 presenti a Pietrogrado, di cui una grande parte partecipano alla insurrezione, una altrettanto grande parte si mantiene neutrale dicendo che sono per l'insurrezione ma non, diciamo, non partecipano attivamente, ma solo poche centinaia si rendono disponibili, e ovviamente di fronte alla sproporzione di forze si squagliano anche questa volta come neve al sole, nel senso che le ricostruzioni storiche ovviamente, diciamo, sono un po' difficili di giornate così convulse, le ricostruzioni storiche oscillano tra zero vittime, qualche ferito e zero vittime, oppure al massimo 10 vittime, diciamo quelle più attendibili ci dicono 5 morti nella rivoluzione d'ottobre, nel senso che in realtà non ci sono veri e propri scontri. E questo è quello che, diciamo, ci dà la misura dell'appoggio di massa attivo, non solo dell'appoggio di opinione, ma dell'appoggio attivo che le masse di Pietrogrado, ma a modo loro anche le masse della più sterminata Russia, danno all'iniziativa politica dei bolscevichi di esautorare il governo provvisorio e di affidare tutto il potere ai soviet. Che cosa avviene subito dopo? Il congresso panrusso dei soviet diventa sostanzialmente il nuovo parlamento del nuovo Stato russo, e il congresso panrusso dei soviet nomina un consiglio dei commissari del popolo, cioè una sorta di governo con ministri, con i vari incarichi, di cui Lenin sarà il presidente, Trotsky il commissario agli affari esteri, Stalin il commissario alle nazionalità oppresse, Aleksandra Kollontaj il commissario all'assistenza pubblica, Shliapnikov commissario al lavoro, eccetera. Occorre notare che il partito bolscevico valorizza anche, Lenin lo dice, io vorrei che a questo governo partecipassero rappresentanti di tutti i partiti che hanno approvato in qualche modo la risoluzione conclusiva del congresso panrusso dei soviet, e cioè quindi
anche certamente i socialisti rivoluzionari di sinistra, ma che si rifiutano però di stare all'inizio, entreranno l'anno successivo nel governo, e anche, propone anche che perlomeno i menscevichi di internazionalisti partecipino al governo, ma Martov, che era il capo di questa corrente dei menscevichi, non accetta. Quindi, e non solo, ma nel governo viene valorizzato comunque il pluralismo del partito bolscevico, perché la Kollontaj e Shliapnikov, che sono già critici su alcune questioni della posizione di Lenin, e che poi diventeranno ancora più critici perché fonderanno la prima differenziazione politica organizzata all'interno del partito bolscevico, cioè quella che verrà chiamata l'opposizione operaia, cioè la prima opposizione di sinistra all'interno del partito bolscevico, Lenin vivo ancora, vengono nominati entrambi i due massimi dirigenti di questa corrente di sinistra, del partito bolscevico, vengono entrambi nominati ministri, ripeto, uno all'assistenza pubblica e uno, da notare, in particolare Aleksandra Kollontaj è la prima donna ministro di tutta la storia dell'umanità, cosa che ci dà un senso anche simbolico di alcuni dati dell'impostazione culturale anche della rivoluzione d'ottobre. Appena nominato il governo, il congresso dei soviet emana i suoi primi decreti, che sono il decreto sulla pace, che è quello che apre poi le trattative prima con la Germania, poi anche con la Germania e l'Austria, cosiddette di Brest-Litovsk, perché si svolgono in questa città, il decreto sulla terra, che sancisce quello che già era realtà nelle campagne, quello che vi ho detto prima, la divisione della terra tra i contadini, il decreto e vari altri decreti, come il nuovo decreto sull'abolizione della pena di morte, il decreto sul licenziamento dei ministri, decreto altri decreti, tantissimi, alcuni sono importanti da dire, il decreto sui diritti dei popoli delle Russie, che sancisce l'uguaglianza e la sovranità di tutti i popoli, il diritto all'autodeterminazione, compresa la secessione, l'annullamento di tutti i privilegi e di tutte le restrizioni nazionali e nazionali religiose, il libero sviluppo delle minoranze, il decreto sul controllo operaio, il decreto sul diritto di revoca dei deputati, cioè sul fatto che i deputati del Soviet, chi li aveva eletti può revocarli in ogni momento, il decreto sulla nazionalizzazione delle banche, il decreto sulla costituzione del Consiglio Supremo dell'Economia Nazionale, cioè l'organo che poi presiederà alla gestione dei piani economici, il decreto sulla democratizzazione dell'esercito, che dà diritti, cioè che fa sì che nell'esercito le cariche siano solo elettive, quindi che non ci sia e che tutti vengano retribuiti nello stesso modo, ufficiali e soldati, eccetera, il decreto contro ogni discriminazione contro le donne, quello contro le discriminazioni degli omosessuali, per i figli illegittimi, per la totale separazione tra Chiesa ortodossa e Stato, eccetera. Ora, è chiaro che appunto si mette in pratica quello che era il programma che Lenin aveva sintetizzato in Stato e Rivoluzione e nella Catastrofe imminente. Cioè esattamente quelle parole d'ordine sulla forma democratica e sociale e di classe che deve avere lo Stato e sui suoi contenuti sociali. Naturalmente questa carrellata tra maggio e ottobre poi lascia molto spazio a quello che avviene dopo, che è quello che avviene purtroppo tra il 18 e il 1989, quando prima il crollo del muro di Berlino e poi nel 1991 lo scioglimento dell'Unione Sovietica e la costituzione della,
della comunità stati indipendenti, la Russia, eccetera, cioè la nuova Russia, cioè, è chiaro, diciamo, abbiamo abbiamo capito com'è andata in questa fase crescente, e poi c'è tutta una fase molto più lunga, più complessa. In realtà i rivoluzionari russi, nonostante gli venissero attribuite le peggiori intenzioni da parte della reazione, ancora oggi vengano descritti come dei diabolici uomini di potere, in realtà i rivoluzionari russi non avevano l'ambizione di costruire uno Stato che durasse fino al 1991. Loro pensavano, ci sono alcune lettere di Lenin e di Trotsky, in modo diverso, che dicono: riusciremo a sopravvivere di più di quanto è sopravvissuta la Comune di Parigi? Perché loro si rendevano conto che avevano fatto una cosa assolutamente incredibile, irreale, cioè erano riusciti a costruire una realtà, un aggregato, una realtà sociale, storica, assolutamente impensabile, fino alla quale probabilmente loro stessi non avrebbero creduto solo poche settimane, pochi mesi prima. È chiaro che avevano degli ideali, quelli ce li abbiamo anche noi, poi molto più modestamente noi non riusciamo neanche a metterli in pratica per un minuto. Loro, diciamo, però loro si ponevano, ripeto, per loro si ponevano l'interrogativo: resisteremo di più della Comune di Parigi? Perché si rendevano conto del carattere fantastico quasi dell'impresa che avevano messo in campo. E tutti, in primo luogo Lenin e Trotsky, si rendevano conto del fatto che la rivoluzione, cioè Lenin pensava che ci poteva essere la rivoluzione in Russia, ma pensava che ci potesse essere la rivoluzione in Russia come estensione della rivoluzione negli altri paesi europei. Lenin pensava che ci sarebbe stata, con una visione del tutto comprensibile, peraltro era anche un po' di Marx, che la rivoluzione ci sarebbe stata prima in Germania e che poi dalla Germania si sarebbe estesa ad altri paesi. In realtà avvenne esattamente il contrario. Cioè avvenne che la rivoluzione, per tanti motivi, l'anello debole era la Russia, perché l'avete visto, Gippo l'ha spiegato bene nella sua relazione di qualche tempo fa, cioè era l'anello debole per tutta una serie di motivi storici, sociali, economici, eccetera. Però era l'anello debole in cui per certi versi era più facile, tra virgolette, facile si fa per dire, fare la rivoluzione, ma poi era assolutamente incredibile pensare di mantenerla in piedi senza che avvenisse una esplosione più generale che coinvolgesse altri paesi. E da un lato l'illusione, ma anche alimentata da fatti reali, l'illusione che questa rivoluzione stesse scoppiando anche in altri paesi, era un'illusione che aveva una qualche gamba, cioè non era completamente campata in aria, perché in fondo nel novembre del 18, cioè esattamente un anno dopo l'ottobre del 17, che peraltro non era ottobre, era novembre anche quello, per i motivi che sappiamo del calendario, nel novembre del 18 scoppia la rivoluzione in Germania, più o meno nello stesso periodo scoppia la rivoluzione in Ungheria, più o meno nello stesso periodo scoppia la rivoluzione in Finlandia, nello stesso periodo ci sono scioperi di natura rivoluzionaria in Italia, in altri paesi, nello stesso periodo, un po' dopo, ma insomma, e in altri paesi europei. Quindi, diciamo, non era così fantascientifico. Non a caso i principali dirigenti bolscevichi, pur continuando a impegnarsi sul terreno nazionale, diventano assolutamente superattivi sul terreno della costruzione della Terza Internazionale, perché vedono che quella è diciamo lo strumento che può aiutare questa, e vengono denunciati dalla borghesia perché vogliono appunto esportare la rivoluzione. Questo è quello che avviene, per di più in un contesto nel quale la borghesia mondiale
aggredisce brutalmente la Russia sovietica, perché come è noto praticamente poche settimane dopo l'ottobre inizia la guerra civile, nel senso che c'è un contingente di truppe cecoslovacche che sta rientrando a casa perché c'è la smobilitazione degli eserciti austro-ungarici, che però diciamo si ribella e lì inizia un'azione contro la Russia sovietica, che poi diciamo si trasforma in guerra civile. Lo stesso Kornilov scappa dalla prigione in cui era stato imprigionato e diventa uno dei capi delle armate bianche controrivoluzionarie. Quindi noi assistiamo, tenete conto che tra la guerra mondiale e la guerra civile, il 18% della popolazione maschile, per ovvi motivi, perché allora diciamo il 18% della popolazione maschile della Russia muore tra i morti della guerra e i morti della guerra civile. Quindi diciamo uno sconvolgimento incredibile, assolutamente incredibile. Forse la Siria è un po', diciamo, in proporzione, un paese molto più piccolo, diciamo, è quello dove c'è una situazione nella quale così tanta gente è morta rispetto alla popolazione, in pochi, e lì non solo maschile, diciamo, ma comunque ovviamente sono morte tante donne, ma in misura estremamente minore, per ovvi motivi, perché al fronte ci andavano solo gli uomini, salvo piccolissimi contingenti femminili. E questa è la realtà nella quale diciamo inizia a vivere la Russia sovietica, e poi quello che avviene, vabbè, lo discuterete in altri momenti di questo seminario.